anche ha insegnato il liceo a Parigi. E poi Lucilio Verbaglia, biblista, ha insegnato il seminario di Novara a Milano. E poi dopo ti conoscono tutti. Lasciamo subito ad Alessandro Vecini il microfono per la... Sì. Vogliamo praticamente esoscolarmi, però non so quanto mi sentiate in fondo. Vieni col microfono? Si sente? Allora mi sgolo, preferisco, no, siamo una sensazione proprio. Allora, beh, presento ulteriormente, nel senso che faccio ricercatore, sono ricercatore di fisica teorica presso l'Università Statale, e quello di cui mi occupo è fisica teorica delle particelle elementari, quindi dal punto di vista del tipo di ricerca che faccio, che poi c'entra un po' anche con quello che vi racconterò tra un attimo, mi occupo degli studi di cui forse avete sentito parlare anche sui giornali, questa ricerca del bosone di Higgs agli acceleratori, in particolare al CERN di Ginevra. Quindi il tipo di lavoro che faccio è proprio relativo a dare delle previsioni teoriche che ci diano un'idea di quello che possiamo aspettarci in questi esperimenti, e in particolare dei suggerimenti anche su questa particella, se c'è, se non c'è, come ce l'aspettiamo, e tutto questo tipo di studi che richiedono, diciamo, mi presento e vi racconto queste cose perché questo tipo di studi hanno proprio intrinsecamente, seguono in maniera molto stretta quella che è una logica di investigazione scientifica, cioè il confronto tra dei modelli, delle teorie, delle previsioni teoriche e degli esperimenti che con dei dati cercano di vedere se questi modelli sono corretti oppure no, se eventualmente di falsificarli. Quindi una logica molto dialettica tra teoria ed esperimenti. Allora, nel momento in cui mi è stato chiesto di dire da dove veniamo, beh, titolo veniamo da lontano, però il problema è proprio un problema molto di quando vogliamo cercare di rispondere a questa domanda dobbiamo spiegare innanzitutto chi siamo e con che linguaggio vogliamo esprimere le nostre idee, la nostra identità, diciamo. Allora, in particolare, allora, come preambolo, che secondo me non è così inutile questo discorso, vi direi che la prima cosa, se devo spiegare a voi quello che faccio, per esempio, che è già un bel problema, è quello di dire che devo avere dei linguaggi, adesso non so quanto lo vediate, comunque mi sono detto, innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è stabilire un linguaggio di comunicazione, un linguaggio che nella scienza è un linguaggio formale. Ora, quando io parlo di linguaggi formali, intendo non soltanto quello della logica astratta, intendo la matematica è un linguaggio formale, dove posso pensare anche che molti fenomeni fisico-chimici siano descritti in ultima istanza in termini della fisica teorica, cioè per esempio della teoria quantistica dei campi. Però posso anche pensare che il linguaggio per me, per esempio, è molto legato anche al computing, al fatto di scrivere delle procedure che in qualche modo giungono in maniera univoca, senza possibilità di ambiguità, non parlo di errori, parlo proprio di ambiguità, cioè che è un programma che faccia quello che voglio, non è sempre detto che uno ci riesca a scriverlo, a parte gli errori stupidi di partitura, diciamo. E quindi ci sono, per esempio, nel linguaggio scientifico, tutta la teoria degli algoritmi, il fatto che se io voglio simulare dei sistemi complessi, può essere un sistema biologico, lo srotolamento di una proteina, magari qua all'Antonelli vi occupate parecchio, credo anche di biologia magari molecolare, quindi protein folding, quindi la simulazione di come si passa dalla struttura dei genomi, dei geni, alla proteina, è una cosa che può essere simulata numericamente, però anche questo, diciamo, richiede poi di capire che significato ha la simulazione in maniera tale da estrarre poi delle informazioni sulle quantità veramente interessanti per arrivare a una spiegazione, a un modello generale di comportamento della proteina. Così quindi anche quando uno dice, per me il linguaggio è, quando io leggo sul giornale, è stato verificato il DNA, cercato il DNA dell'assassino, che cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che c'è tutto un protocollo estremamente preciso che ci dice che andando a isolare nelle cellule certi particolari sottocomponenti, noi abbiamo accesso a una sequenza che può essere poi confrontata in maniera più o meno sensata con altre sequenze analoghe, e a questo punto uno dice, sto facendo un confronto tra spezzoni di DNA. Anche questo, diciamo, per essere sicuri che noi non andiamo col microscopio a guardare il singolo atomo, abbiamo tutte delle procedure che ci dicono a un livello leggermente più macroscopico che quello che vediamo è un DNA. E questo capite che non è una cosa così banale, come può non essere banale trovare, che ne so,
quando uno legge, io personalmente resto stupito, quando si legge che dalla misura delle acque del Po uno sa quanta cocaina viene consumata a Torino, è un problema, se lo prendete dal lato scientifico, estremamente non banale, cioè si parla di parti su miliardo, parti più di un miliardo, e allora a questo punto vuol dire che la chimica è capace di apprezzare cose così piccole, così rare. Per arrivare a poter dire, fare delle affermazioni con certezza, bisogna che tutto il protocollo di misura sia validato, sia calibrato. Quindi per me il linguaggio sono tutti questi passaggi. Fondamentalmente quando io faccio una ricerca, quando devo convincere qualcuno che il mio risultato è giusto, io mi occupo di calcolare formule e quindi ho delle espressioni che a volte, non vi sto prendendo in giro, sono lunghe megabytes, megabytes di testo. Sapete cosa vuol dire? Cioè, parliamo di milioni di caratteri di testo. Come faccio a dire che la mia formula è giusta? Io devo convincere la persona che mi sta di fronte che ho generato quella lunga formula, che ha un qualche significato di fisica delle particelle, secondo tutta una serie di passaggi, e soprattutto quella formula deve soddisfare certe proprietà. Se le soddisfa, penso che sia forse una buona candidata a essere, cioè penso che probabilmente è corretta, magari non avrò mai la certezza assoluta. Ma il secondo punto, allora diciamo così, io faccio del mio meglio per garantire la correttezza di questa formula, nel momento in cui però l'unico momento vero di validazione è quando qualcun altro dice vabbè, fammi vedere se seguendo gli stessi passaggi arrivo allo stesso risultato. Questo può essere già un test, una verifica indipendente della stessa procedura può dare conferma del fatto che io non ho fatto errori, perlomeno non ho fatto errori stupidi, magari ho fatto errori concettuali in come ho impostato l'algoritmo di calcolo, però non errori stupidi. Allora, da questo punto di vista arrivo, dopo la costruzione ordinata di un linguaggio, il secondo punto che c'è in questa slide sarebbe la condivisione di questo linguaggio. Cioè, io posso fare quello che mi pare, posso anche dire, scherzo, 2 più 2 fa 5, cioè questa è una mia opinione e me la tengo, diciamo. Il problema è, se voglio costruire un linguaggio matematico in cui 2 più 2 fa 5, dobbiamo prendere degli accordi, cioè la cosa deve diventare condivisibile nel limite del possibile. Ed è per questo che la parola che c'è scritta, che è abbastanza, a volte la trovate, sui giornali, peer review, il confronto tra pari. Quando io scrivo un articolo, lo invio a una rivista e prima che la rivista lo accetti per la pubblicazione, viene sottoposto a un altro esperto che dice sì, le cose scritte sono corrette, no, ci sono degli errori. Viene fatto un confronto tra pari proprio per cercare di vedere se a livello di una comunità che è comunque abbastanza ristretta, quando parliamo di fisica teorica, parliamo di una comunità che può essere nell'ordine di magari 10.000 persone in tutto il mondo, tra i 10 e i 100.000, voglio dire, non parliamo di numeri particolarmente grandi, allora, però almeno all'interno di questa comunità diciamo che ci deve essere una chiara capacità di confrontarsi e di capirsi. E questa non è una cosa così banale, ecco, vi posso assicurare. Quindi da questo punto di vista io vorrei fare un esempio che è un pochettino, mi rendo conto, già antico magari, però che magari secondo me può illustrare bene in maniera tangibile. Il problema della fusione fredda, di cui almeno avrete sentito parlare, cioè tutto quanto è successo nell'89, quindi tanti anni fa, però ci fu questo annuncio del fatto che in un laboratorio, facendo una specie di elettrolisi, poco più che un'elettrolisi, era possibile generare, dicevano, 20 volte più dell'energia che era stata immessa per dare luogo a questo processo di elettrolisi, con una strumentazione relativamente semplice. Chiaramente la notizia aveva suscitato uno scalpore notevole, perché se voi mettete X ottenete in termini di energia 20 volte tanto, chiaramente si sta avverando il sogno dell'uomo di poter avere energia praticamente illimitata. Peccato che, diciamo, quello che fu annunciato in una maniera così molto pomposa in realtà ha suscitato un interesse ovviamente mondiale, però poi a nessuno è riuscito di ripetere lo stesso esperimento. Cioè, la cosa non è stata riprodotta e in questa misura uno dice, vabbè, c'era magari della buona fede, avranno fatto qualche cosa di speciale nel loro esperimento, gli è successa quella cosa particolare, non si sono accorti magari di una qualche ipotesi alle spalle di questo loro esperimento di Fleischmann e Pons. Allora, il discorso però, la ripetibilità di un fenomeno è qualcosa, diciamo, che contraddistingue l'approccio scientifico, cioè voi volete essere in grado di mettervi in date condizioni e di riottenere in maniera sistematica gli stessi risultati a meno delle fluttuazioni che le leggi della statistica ci insegnano. Quindi non otterremo sempre lo stesso numero spaccato, ci saranno fluttuazioni, però queste fluttuazioni possono, se il risultato, se la procedura è corretta, dare luogo a un valore medio, una deviazione standard e quindi alla fine una previsione con degli errori sperimentali, ma
ben quantificabili. Se devo cercare di fare uno schemino, torno a bosone di X che mi piace, allora posso dire che la formulazione del problema è la prima cosa di cui mi devo occupare, ed è il quadratino in alto, e quindi io dico, quello che mi interessa è descrivere le particelle elementari e capire come interagiscono tra di loro. È una cosa, diciamo, che di cui potremmo parlare per ore e ore, però nel momento in cui io voglio descrivere queste particelle elementari in una maniera che sia a livello quantistico. A livello quantistico vuol dire tenendo conto di tutti quegli effetti che per esempio permettono agli strumenti elettronici di funzionare, che permettono di andare ad avere componenti sempre più miniaturizzate. Allora in questo caso avete una teoria, l'elettrodinamica quantistica, molto bella, la utilizzata anche per descrivere i processi nucleari, quelli dove c'è l'interazione debole, per i processi forti, dove andate a guardare all'interno dei protoni che costituiscono la materia, e vabbè, avete tutta una bellissima formulazione. Peccato che quando voi cercate di costruire questa bellissima teoria, arrivate a un punto in cui c'è un problema. La teoria funziona benissimo, troppo bene, ma non riesce a descrivere una cosa che però non è così banale. Cioè il fatto che noi abbiamo tutti quanti delle masse. Cioè noi siamo pesanti, questo è... E se la teoria è bella, però prevede che tutte le particelle abbiano massa zero, capite che è una teoria un pochettino buffa. Allora, è stato trovato una via d'uscita a questo tipo di domanda, però il prezzo da pagare è il fatto che la teoria prevede in maniera inequivocabile che ci sia una particella in più, questo bosone di Higgs, che compare quando noi cerchiamo appunto di descrivere la massa delle particelle. Tra l'altro questa teoria, per esempio, ha fatto già in passato delle predizioni di cui avete sentito parlare, il premio Nobel a Carlo Rubbi è stato dato per la scoperta dei bosoni WZ, che sono alcune delle particelle di questo modello, previste e poi successivamente misurate sperimentalmente. Allora uno dice, va bene, seguo questa logica e dico, i fisici teorici dicono in maniera inequivocabile il bosone di X ci deve essere, altrimenti non funziona niente. Allora si costruisce un acceleratore di particelle, questo è l'HC, al CERN, e si cerca di farlo funzionare in maniera tale che possibilmente questo bosone di X venga prodotto. Viene prodotto, cioè deve essere, noi pensiamo, prodotto, poi dobbiamo essere capaci di riconoscerlo. Questo fa parte dell'esperimento, in questo schema logico. E alla fine, diciamo che misurando quello che succede scontrando quando si scontrano queste particelle, ecco che vediamo appunto i W, gli Z, quelli di Rubbia, e stiamo, quello che stiamo facendo adesso in questi mesi, è cercare il bosone di Higgs. Quindi abbiamo delle misure che ci dicono che sì, che probabilmente qualche vaga traccia di questo bosone sembrerebbe esserci, diciamo, è un periodo molto avvincente da questo punto di vista. Però nel mio schema, adesso non voglio parlare del bosone di Higgs, ma voglio arrivare a quello che è la conclusione di questo schema logico, cioè se il bosone viene scoperto, la freccina verde in basso a destra, comunque se il bosone viene scoperto il modello viene confermato, viene validato, vuol dire che questa costruzione teorica è sensata e può dare luogo, diciamo, a delle predizioni in una maniera compatibile con i dati che noi raccogliamo. Ovviamente se ci fosse in maniera altrettanto inequivocabile che il bosone non viene visto, ecco che il modello entra in crisi, cioè noi abbiamo fatto una bella costruzione teorica, ma peccato, cercando di verificarla, di testarla il più possibile, la cosa va in crisi. Allora, a questo punto la validazione sarebbe quando le cose vanno bene, la falsificazione è quando le cose, diciamo, vanno male. Se noi falsifichiamo il modello, può essere che l'esperimento al CERN sia stato tutto sbagliato, allora questa è una possibilità, bisogna fare meglio l'esperimento perché qualcosa era sfuggito, un cavo attaccato male, una qualunque cosa. Oppure, se invece l'esperimento è stato fatto bene, è proprio il modello che è fallace, quindi bisogna tornare con la freccia rossa qualche passo più in alto e bisogna cercare di riformulare il nostro modello. Quindi questo, se volete, è un po' in generale uno schema in cui cerchiamo di formulare delle domande e cerchiamo di rispondere in una maniera ordinata. Adesso, visto che si parla fatto questo, diciamo, questa parte per me introduttiva, quello che vorrei raccontarvi brevemente sono delle cose che hanno a che fare con l'osservazione del cielo. Quello che vorrei dirvi fondamentalmente è questo, la domanda da dove veniamo, in qualche modo poi si rilaccia in maniera abbastanza stretta con quello che noi cerchiamo di capire guardando il cielo, cercando di capire qual è stata la storia dell'universo da 14 miliardi e mezzo di anni fino a oggi. E,
ma facendo banalmente una ricerca su Wikipedia, su internet, potete scoprire, diciamo, che l'astronomia è una delle scienze più antiche, per motivi anche estremamente pratici, semplicemente per sapere il ciclo delle stagioni, sapere quindi per l'agricoltura quando bisogna fare le varie fasi, diciamo, della rivoluzione agricola, per esempio. Quindi sapere aveva sicuramente questa rispondeva a questa necessità, rispondeva anche alla necessità di sapere dove ci si trova, quindi per i trasporti, per il movimento. Però all'interno di queste ricerche, diciamo, di tipo astronomico, venivano stati sviluppati in passato anche modelli sul nostro sistema, la Terra, il Sole, gli altri pianeti, le stelle. Ecco, una cosa, diciamo, che di solito io per primo, diciamo, uno tende ad avere nella testa è un modello in cui si va dal peggio al meglio in maniera totalmente lineare. E per dire, uno può pensare che nell'antichità si sia sempre solo pensato che la Terra era al centro dell'universo. Poi uno va banalmente con Google, andate a cercare modelli e scoprite che Aristarco di Samo aveva già sviluppato nel 300 a.C. un modello eliocentrico, cioè in cui è il Sole al centro di un sistema di pianeti rotanti, tra cui la Terra. Poi altri sistemi geocentrico furono sviluppati e cercavano questi sistemi di rispondere, diciamo, a tutta una serie di osservazioni che venivano fatte. E vorrei farvi vedere quello che vorrei cercare di dirvi, diciamo, con questa trasparenza, col video che segue, è il fatto che c'è un'ingegnosità veramente notevole da parte, c'è stata in passato un'enorme ingegnosità per cercare di descrivere le osservazioni del moto dei pianeti. Gli epicicli, quello che sono una delle cose caratteristiche dei sistemi geocentrici, sono proprio delle traiettorie, adesso le vedremo visualizzate, che servono per spiegare il fatto che i pianeti ogni tanto sembrano fermarsi nella loro traiettoria da una notte all'altra nel cielo e addirittura tornare indietro. Ma mi dispiace perché qua magari possiamo provare a spegnere, forse. Ah, comunque adesso, vabbè, se poi il materiale rimarrà sul sito web di Passio, potrete magari riguardarlo. L'idea è quella di dire un pianeta viene descritto con una traiettoria attorno alla Terra e poi con un movimento rotatorio, che è quello che si dovrebbe vedere visualizzato col puntino bianco sullo schermo. Vabbè, ne facciamo meno. Quello che volevo cercare in questo modo di visualizzare, di illustrare, è il fatto che la costruzione che è stata fatta di questo modello geocentrico con tutti i cicli differenti, quindi con queste traiettorie particolari, era molto ingegnoso, e uno ora dire che fosse sbagliato è una parola che a me, diciamo, non piace. Non piace nel senso seguente, che quello che questi modelli riuscivano a dire era innanzitutto compatibile con le osservazioni fatte. Quindi tutto sommato un modello che è compatibile con delle osservazioni non è un cattivo modello, è un modello possibile, questo vorrei cercare di dirvi. Il discorso relativo al fatto se un modello sia buono o cattivo è quando il modello cerca di fare delle predizioni, prevedere qualche cosa di nuovo, e poi questa qualche cosa nuova è in accordo o in disaccordo con quello che viene osservato. Qua dovreste vederlo, appunto, il fatto che queste traiettorie dei pianeti che vanno un po' avanti, poi sembra che si fermino e tornino indietro, venivano effettivamente riprodotte da un modello di questo genere. Questo poteva essere in teoria un successo di questi modelli. Cosa è successo? Poi è successo che strumenti migliori, arriviamo al 1600, all'epoca di Galileo, hanno cominciato a farci vedere il cielo in una maniera molto più puntuale. Galileo ha cominciato a vedere con i suoi cannocchiali le lune di Giove. E voi sapete, se state studiando filosofia, storia della filosofia, che queste osservazioni di Galileo, quelle per cui la Chiesa poi si è inalberata, perché andava a rompere completamente il modello tolemaico che era quello, diciamo, allora vigente, queste osservazioni sono state fatte con un quadernetto, con un cannocchiale, e però mostravano in maniera inequivocabile che attorno a Giove c'erano dei satelliti. Questa è stata, se volete, l'osservazione di qualche cosa che non era compatibile col modello vigente, ed è da lì che c'è una, se volete, rottura, un progresso per cercare di avere un modello che riesca ad accomodare, a descrivere anche questo tipo di fenomeni. Vedo questa immagine che a me piace tantissimo perché è una delle immagini migliori che abbiamo del cielo oggi, migliori nel senso seguente. È una delle immagini, è molto dettagliata, ma è una delle immagini anche che ci fanno vedere l'universo come era nell'istante più antico che noi possiamo oggi fotografare, in un certo senso. L'idea, come si arriva a questa immagine, è questa. Il modello, lo racconto così, poi se ne può discutere, il modello di Big Bang in cui c'è un'espansione dell'universo iniziale in cui questa enorme quantità di materia mischiata
in qualche modo che noi sappiamo precisamente descrivere con un'enorme quantità di energia, fa sì che tutte le particelle, elettroni, quarks, interagiscono tra di loro e voi sapete, se studiate un minimo di fisica, che una delle interazioni fondamentali è l'interazione elettromagnetica. Quindi si cambiano dei fotoni, della luce. Ora, il discorso è che finché questa densità di materia e di energia è molto alta, tutto quanto continua a interagire ripetutamente ed è soltanto nel momento in cui, espandendosi l'universo, raffreddandosi l'universo, le temperature piano piano si abbassano, le interazioni diventano via via sempre più rare, finché a un certo punto c'è un momento in cui certi fotoni, tra tutti quelli presenti, quindi tra tutta questa interazione elettromagnetica presente, cominciano a non interagire più con il resto della materia, perché non riescono più a dare luogo a dei processi elementari di interazione. Da quel momento in poi l'universo diventa trasparente. Trasparente vuol dire che questi fotoni possono propagarsi fino a noi senza essere più assorbiti da nulla, perché non c'è più questa interazione, e quindi possono in particolare propagarsi fino a noi, fino al giorno odierno. Questa immagine è un'immagine di questa radiazione con questa temperatura 2.725 Kelvin, quindi è un'energia bassa, diciamo, è quella che è cosiddetta radiazione Cosmic Microwave Background, è il fondo di radiazione cosmica nelle microonde. Allora, il fatto che abbia questa temperatura così bassa ci garantisce che è proprio un residuo di quella radiazione che c'era circa, diciamo, 380.000 anni dopo quello che noi supponiamo essere più o meno il Big Bang. Adesso, il punto, quello che voglio dire è questo, che noi non possiamo andare prima di questa data, perché prima di questa data l'universo non era trasparente, quindi noi non possiamo guardarci dentro, perché non riusciamo a vederci dentro, in quanto era una cosa opaca, diciamo, come se fosse una sorta di muro dentro il quale noi non possiamo, siccome non possiamo ripetere l'esperimento Big Bang, non possiamo andare a guardare. Quindi questa è la nostra immagine più antica, però è un'immagine che, adesso, a parte l'aspetto colorista di colore, vedete che non è perfettamente piatta, non è perfettamente uniforme. Allora, in particolare, se uno si mette a fare dei calcoli, che adesso non abbiamo chiaramente il tempo di fare, quello che uno scopre è che punti distanti in questa, se voi prendete due punti a caso in questa immagine, scoprite che non sono totalmente indipendenti, slegati tra di loro, ma scoprite che hanno dei legami, delle correlazioni. Per cui correlazione vuol dire, se voi vedete quanto vale l'intensità della radiazione in un punto, potete con una certa probabilità dire quanto vale la radiazione in un altro punto. C'è correlazione, quindi c'è un contenuto comune di informazione. Ora, la cosa buffa, che potrebbe stupirvi molto se vogliamo, è il fatto che questi punti sono così lontani, per cui, secondo la relatività di Einstein, non possono essersi scambiati informazione. Perché Einstein ci dice che qualunque interazione si propaga al massimo alla velocità della luce, questi punti sono distanti, con una distanza spaziale maggiore di quella che la luce avrebbe potuto percorrere in 14 miliardi e mezzo di anni. Quindi non può essere, il nostro universo, diciamo così, ha un'età finita e quindi noi facciamo fatica a capire come possono essere correlati questi punti, a meno, ed è qui che nascono i modelli che cercano di andare a ritroso nel tempo, a meno che l'universo fosse molto concentrato all'inizio e poi quindi i punti erano vicini tra di loro, come su un palloncino sgonfio, se volete, i punti sono vicini, poi voi gonfiate il palloncino ed ecco che i punti che all'inizio erano vicini, quindi potevano scambiarsi informazioni, improvvisamente nel palloncino gonfiato diventano molto lontani, lontani addirittura da non essere più legati in maniera causale. Questo potrebbe essere una schematizzazione di quello che vi ho detto a parole, un Big Bang, una fase di inflazione, quindi in cui l'universo si gonfia, fino ad arrivare a delle dimensioni in cui ci sono punti che non sono più correlati in maniera causale, che è appunto l'immagine verde-blu che vedete più o meno al centro, e poi un universo che continua a espandersi, come vediamo, insomma, su queste osservazioni, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui ci sono stelle, galassie, ammassi di galassie. Allora, faccio l'ultima parte del mio intervento, poi taccio. Allora, che cosa c'entra questo con la fisica delle particelle? Quindi perché le cose che facciamo al CERN sono interessanti anche in questo contesto? Il discorso è che quando voi fate scontrare particelle di altissima energia, state ricreando delle condizioni di energia e, se volete, di temperatura che possono essere, in un certo senso, messe in relazione con quello che è uno schema di evoluzione dell'universo. Qui ho riportato dei valori per cui
l'energia, diciamo, disponibile, adesso qua ci vorrebbe un puntatore, comunque possiamo dire che negli esperimenti che andiamo a fare abbiamo delle energie che sono confrontabili con 10 alla meno 12 secondi dopo il Big Bang, con pochi istanti dopo il Big Bang. Cioè sono condizioni simili, ovviamente non per un intero universo, ma per singole particelle. Però le caratteristiche dal punto di vista dell'energia sono simili. Per intenderci, vabbè, questa è la cosa, la prima cosa unica forse che voglio dire. Lo schema, diciamo, se volete, può essere riletto, così in questa immagine, se andate a guardarlo poi con calma, vedete che da quello che può essere il Big Bang, cioè pochissimi istanti di un ipotetico modello dell'universo, abbiamo poi un'evoluzione in cui ci sono diverse scale di energia, sempre più basse, l'universo diventa via via sempre più freddo, e diversi stati di aggregazione della materia, si passa dai componenti elementari fino ad avere aggregati, dai quarks si passa ai protoni, ai neutroni, poi si formano gli elementi leggeri, e poi dagli elementi leggeri piano piano si formano le stelle, le prime stelle, e poi gli elementi pesanti. Quindi pian piano avete uno schema in cui noi siamo in grado di ricostruire abbastanza in maniera precisa questi passaggi, laddove invece chiaramente le grandi domande sono, diciamo, l'era dell'opacità, quella di cui parlavo, è quella dove noi non possiamo guardare, dove possiamo solo scrivere modelli, ma abbiamo dei modelli che fino a un certo punto riescono a essere ragionevolmente sensati, ecco. Allora, io l'ultima cosa che voglio quindi provare a dire è che, in tutto, perché sennò facciamo veramente tardi, è fatto così che noi quello che stiamo cercando di fare con gli acceleratori è rispondere a delle domande che riguardano proprio questo modello dell'universo. In particolare, in questo modello dell'universo, quello che uno dice è: quando io guardo le galassie, guardo il loro movimento, che cosa posso dire? Per esempio, una cosa che avrete forse letto sui giornali, che diciamo si muove in una maniera tale da che non è spiegabile semplicemente con le leggi di Newton o della relatività generale. Ci deve essere qualche cosa che le fa muovere in un modo particolarmente accelerato. Questa cosa che fa muoverle, le fa muovere in maniera particolarmente accelerata, e questa è un'altra osservazione, un dato sperimentale, viene chiamata oggigiorno materia oscura o energia oscura. Il termine chiaramente vi fa capire che noi non capiamo molto di quale sia la natura vera e propria di queste quantità oscure. L'unica cosa che sappiamo è che le galassie si muovono in quel particolare modo. Quindi cerchiamo una causa che possa rendere ragione di questo loro movimento. In particolare, quindi, negli acceleratori, quello che noi cerchiamo di fare è di produrre delle particelle che possano essere dei candidati come materia oscura, come energia oscura. Quindi cerchiamo di trovare un legame tra l'osservazione cosmologica che facciamo e quelli che potrebbero essere gli ingredienti elementari alla base delle nostre osservazioni. Quindi io qua, quello che ho detto, ho scritto, sono motivazioni per la materia oscura, per l'energia oscura e candidati. Questi candidati per la materia oscura, trovate tutte queste particelle elementari che sono oggetto di ricerca al CERN. Quindi non c'è soltanto il bosone di Higgs, ma c'è qui, c'è un disegnino in cui faccio vedere sulla sinistra le particelle che noi già oggi abbiamo misurato, tutte quelle sulla sinistra, e per esempio quelle che potrebbero essere candidate a spiegare questi fenomeni, candidate a essere materia oscura in particolare. Detto ciò, arrivo all'ultima cosa, questa è la mia ultima trasparenza, finisco. Il tipo di cose quindi che noi facciamo è produrre agli acceleratori delle condizioni in cui ci sia sufficiente energia disponibile per creare eventualmente questi stati della materia, particelle supersimmetriche nell'esempio che ho provato a presentare, e lo facciamo perché abbiamo una speranza di capire in questo modo come cosa succedeva nell'universo in istanti precedenti a quelli dell'immagine più antica che abbiamo a nostra disposizione. Quindi lo schema è quello, quando lo voi leggete, che cerchiamo di ricreare i primi istanti dopo il Big Bang, ma presa con grano salis, quello che vuol dire è: noi cerchiamo di avere un'energia confrontabile con quegli istanti e quindi cerchiamo di capire quale sia il modello che meglio ci può condurre da un ipotetico Big Bang fino all'immagine della radiazione cosmica di fondo, quindi a 380.000 anni dopo il Big Bang. Da lì in poi le cose sono tutto sommato più chiare e sono anche più misurabili, se volete. La cosa sicuramente bella della fisica degli acceleratori è che sono cose che possono essere riprodotte tante volte. E quindi tutto sommato noi abbiamo speranza in questa chiarezza delle condizioni al contorno di poterci muovere, come dicevamo, in maniera scientifica. E questo, se volete, un po' quello che volevo raccontare.
le domande le facciamo poi al termine di tutta la presentazione. Adesso sentiamo Antonio. Col microfono non sento. Ma vediamo, se riesco senza, magari però possiamo tirare un po' sulle persiane. Salve a tutti, se mi sentite faccio senza, altrimenti prendo il microfono, siate molto diretti. Chiaro che noi abbiamo sentito un certo tipo di approccio molto preciso, avete visto anche molto puntuale dal punto di vista epistemologico, anche la filosofia ha un suo oggetto, ha delle sue domande che sono diverse, anche se non completamente irrelate, con le domande della scienza. E penso che se noi dobbiamo porci il problema, se noi ci facciamo la domanda da dove veniamo, a livello filosofico, ce la poniamo in un modo molto diverso, cioè noi non cerchiamo tanto una risposta nel passato. Per esempio, se poi noi prendiamo, come dire, il soggetto, che è la prima persona plurale, quindi noi uomini, noi, io e voi, cioè, da dove veniamo noi? È chiaro che se ci facciamo questa domanda non potremo certo intenderla in un senso puramente cronologico, cioè dire chi ci ha preceduti, lo sappiamo già, noi veniamo dai nostri genitori, noi possiamo ricostruire in maniera affidabile o comunque abbastanza affidabile dei processi che ci portano ad essere ciò che siamo. Siamo il frutto, se vogliamo, anche di una serie di leggi, di interazioni, perché no? Una serie di volontà o di mancate volontà nell'essere qui dove siamo. Quindi non è questa la domanda, che avete già la risposta, voi tutti avete un cognome che segna da dove venite. Ricordatevi questa cosa. Noi ci portiamo dentro, appresso, il segno di dove veniamo. Quindi non può essere una ricerca nel passato la risposta alla domanda da dove veniamo. Io credo che la domanda da dove veniamo sia una domanda che ha a che fare, questo vorrei darvi già un primo segnale, un primo aspetto, ha a che fare non tanto col passato, ma paradossalmente con quanto stiamo vivendo adesso. Ecco perché la domanda dove veniamo non è che una variazione della domanda che cosa siamo e anche qual è il nostro destino, cioè che cosa siamo e dove andiamo, quindi che senso ha la nostra vita e che senso ha il mondo dentro cui la nostra vita si svolge. Io credo che la riflessione filosofica da Talete fino a oggi nasca da questa domanda, quindi non il passato ma il significato di ciò che vediamo, di ciò che siamo. Come mai ci poniamo questa domanda? Uno potrebbe pensare, questa è una, se volete, anche un aneddoto vecchio come la filosofia, dove si vede Talete che cammina e inavvertitamente capitombola, cade per strada, viene visto da una donna, come voi sapete le donne sono sempre molto, molto particolari, no? Sanno trovare una punta di ironia e smontarci in modo a volte molto, molto brutale, e dicono questo che vuole capire come va il mondo non è in grado di guardare dove mette i piedi. Questo è l'aneddoto della servetta traccia, si chiama così, del povero Talete che viene, come dire, sbugiardato nel suo tentativo di comprendere la vita in questo piccolo incidente di percorso. Però è interessante, perché questa cosa cosa ci dice? Ci dice che ci dice che il percorso del pensiero ci manifesta una sorta di inattualità, di non immediatezza, non banalità di chi pensa, di chi accetta la sfida di pensare, di usare la ragione, si diceva prima, e della vita quotidiana, ordinaria, banale. In fondo poi bisognerebbe ammettere che poi lo stesso Talete ha un altro aneddoto raccontato da Aristotele, dove dice che lui, che veniva preso in giro perché stava accumulando una serie di risorse e si stava comprando tutta una serie di macchine che servivano per l'agricoltura,
E lui dice, ma perché questo qui è così folle, fa queste robe strane, matto, eccetera? Cosa è successo? Visto che lui guardava gli astri, aveva previsto un periodo di siccità, allora aveva praticamente inventato il monopolio. A quel punto era tutto lui e faceva lui il prezzo, faceva lui il mercato. E quindi, insomma, come vedete, la capacità di guardare oltre non è sempre solo l'idea che siamo un po' inattuali, un po' matti, e i filosofi sono considerati un po' matti, un po' strani, ma è anche la capacità di guardare oltre e quindi di provare a costruire un futuro diverso dal banale. Però il punto fondamentale è questo, cioè alla fine noi ci poniamo queste domande: da dove veniamo? Perché noi adesso, in questo momento, in quanto esseri pensanti, abbiamo un rapporto non banale, non semplice con la realtà che ci circonda. E questa è, io credo, la vera differenza tra l'uomo e l'animale. Noi a volte sentiamo dire di tutto, no? Sentiamo anche chi dice che forse l'idea che gli uomini e gli animali siano poi così diversi è una sorta di, come dire, di autocelebrazione della propria specie, quasi una forma di discriminazione in fondo illegittima nei confronti degli animali. Siamo tutti animali. Sì, certamente condividiamo tutti l'animalità, ma c'è un aspetto su cui l'uomo non è animale e su cui la dizione, che è molto più bella e molto più profonda di quanto non sembri, del fatto che l'uomo sia considerato Homo sapiens, ci dice tantissimo. Perché non è Homo economicus, Homo rationalis, è Homo sapiens, cioè l'uomo che si ritrova l'onere e l'onore della sapienza, del sapere. Cioè l'uomo che non ha la fortuna dell'animale di avere l'istinto, che quindi lo mette di fronte a una serie di risposte varie, perché è vero che gli animali gestiscono la loro vita. Noi non possiamo pensare che gli animali sono delle macchinette, oppure degli esseri che non hanno e non esprimono una psicologia, una vitalità. Gli studi etnologici ci hanno dimostrato cose magnifiche sulla vita degli animali, sulle emozioni degli animali, Però gli animali hanno un istinto, cioè hanno un rapporto, come si dice con una parola un po' tecnica, omeostatico con l'ambiente. Quindi vuol dire che hanno delle risposte, danno delle risposte all'ambiente che li circonda, diciamo, magari varie, però sempre relative, sempre abbastanza limitate. L'uomo invece ha un rapporto diverso con l'ambiente. L'uomo non ha un ambiente, cioè l'uomo non ha un suo ambiente in cui creare un rapporto omeostatico. L'uomo crea un mondo. Noi italiani facciamo un po' fatica a vedere questa differenza. I tedeschi invece, per esempio, hanno due termini diversi. Mondo è Welt, mentre ambiente è Umwelt, cioè un ambiente diverso, un mondo diverso, un mondo che non è mondo. Il mondo è solo dell'uomo, solo noi costruiamo un mondo dove non c'è dentro soltanto la natura, ma ci siamo dentro anche noi con le nostre capacità di comprensione del mondo stesso. Quindi siamo noi che siamo nella difficoltà di costruire un mondo. E che cosa fa di un ambiente un mondo umano? Lo fa la rete di informazioni, di significati, di strutture che determinano quel mondo. Quindi noi siamo Homo sapiens perché abbiamo questo compito. Ecco perché, per esempio, sarebbe assolutamente impensabile, come hanno cercato di fare, no? A partire da Rousseau fino ancora agli anni 60-70 del secolo appena trascorso, cercare di distinguere in modo netto, scientificamente elaborato, la natura umana e la cultura umana, perché la natura umana è la sua cultura. Perché l'uomo biologicamente è fatto per costruire mondi. Non c'è niente, anche nel corpo stesso dell'uomo, che non dica questa struttura diversa, fatta per il pensiero, fatta per la tecnica. La tecnica, che si è raffinata fino a diventare tecnologia, si è raffinata al punto che non esiste più semplicemente come banale costruzione irrazionale o di una razionalità limitata di un pensile. Oggi costruire anche la tecnica significa associarla a una tecnologia dove l'elemento del pensiero, anche astratto, è fortissimo. Capite? Cioè quando noi poniamo in atto, per esempio, un oggetto tecnologico, noi creiamo un mondo che prima non c'era. E noi siamo in una continua rinnovamento del nostro mondo. Ecco perché
A me piace molto un'espressione di un, direi di un intellettuale, perché definirlo un filosofo, un antropologo culturale poco, che è francese, si chiama Edgar Morin, che lui dice una, nel suo libro Un paradigma perduto, dice in fondo che cos'è la natura umana? Homo sapiens. Ma se noi fossimo corretti, Homo sapiens è sapiens perché è anche demens. Cioè, l'Homo sapiens, proprio perché non ha un istinto che lo aiuta a regolare in modo immediato le sue risposte, si trova di fronte all'angoscia, alla difficoltà di costruire delle risposte credibili. A che cosa? Alla vita che lo circonda. E allora vi leggo questa citazione, dice: bisogna legare l'uomo ragionevole, sapiens, all'uomo folle, demens, l'uomo produttore all'uomo tecnico, l'uomo costruttore all'uomo ansioso, l'uomo gaudente, l'uomo estatico, l'uomo che canta e balla, l'uomo soggettivo, l'uomo immaginario, l'uomo mitologico, l'uomo critico, l'uomo nevrotico, l'uomo razionale, tutto questo in una fisionomia sfaccettata dove l'ominide si trasfigura definitivamente in uomo. Quindi da dove veniamo? Non basterebbe dire veniamo, che so io, da un ordine biologico, che so io che ci fa derivare dalle scimmie. Sì, tante grazie. Il problema è che la scimmia non è un essere umano. Con qualche eccezione, lo capisco, però non è un essere umano. Quindi è questa la difficoltà. C'è uno scarto. Da dove veniamo? Chi siamo? Questo è il problema. Allora, il punto fondamentale su cui vorrei farvi riflettere è che io credo anche che la filosofia, nel suo percorso più che millenario, delle risposte le abbia date. Le ha date. Il problema qual è? Che per esempio uno degli aspetti, a mio parere, discutibili, opinabili della nostra cultura è quello che noi potremmo chiamare, ma è un nome confuso, non è che lo invento io, lo scientismo. Cioè lo scientismo io lo trovo veramente la morte dell'Homo sapiens. Perché? Perché quello che noi chiamiamo scientismo non è la scienza. Quello che noi abbiamo sentito fino a quarto d'ora fa era scienza. Lo scientismo è un'idea. È l'idea che attraverso le scoperte e il progresso della scienza, intesa nel modo che noi abbiamo visto, noi potremo in qualche modo soppiantare i grandi problemi del pensiero, i grandi problemi della vita. Ok? Ora, io credo che questa sia la grande illusione. Uno dei più grandi filosofi del Novecento, che si chiama Wittgenstein, disse una frase molto celebre, giustamente celebre. Lui, che è stato, se volete, un grande autore nella prima fase del suo pensiero del cosiddetto neopositivismo logico, diceva: anche quando avessimo risolto tutti i problemi della scienza, non avremmo ancora cominciato ad affrontare i problemi della vita. Perché il problema non è descrivere, almeno dal punto di vista filosofico, descrivere in modo adeguato certi processi, ma capire il significato, cioè perché è così, che senso ha la vita umana, questa vita qua, quella che stiamo vivendo adesso, fatta così. Se noi capissimo questo, credo che saremo anche più liberi, scioglieremo degli equivoci. Innanzitutto non avremo paura un domani che arrivino delle macchine e ci superino o ci sostituiscano. Non so se qualcuno di voi ha mai visto Blade Runner. Qualcuno l'ha visto? Alzi la mano chi l'ha visto, così almeno vedo se posso. Non troppi. Allora, dico, se voi vedete questo bellissimo film, che tra l'altro è tratto da un libro di Philip Dick, la fantascienza, io trovo che nel Novecento sia stata una delle branche letterarie più filosofiche in assoluto. Perché certe domande, cacciate fuori da un dibattito accademico che si riteneva superiore, sono poi rientrate spesso nella letteratura. E che cosa succede in questo film? In questo romanzo e poi anche film molto famoso? Certi androidi, quindi sono macchine perfette, sono così perfette che non si distinguono in niente dagli esseri umani, se non da un fatto, che l'essere umano ha una memoria vera. L'androide ha una memoria simulata, cioè, visto che non ha un passato, non è mai stato bambino, è sempre stato perfetto così com'era, non è cresciuto. Allora, per sembrare un umano deve avere una memoria simulata.
Allora, infatti, come fanno a beccarmi? Perché gli fanno delle domande finché non li incastrano e si vede che stanno barando, perché non hanno una vera memoria, non hanno un senso del passato. Allora, qual è l'aspetto interessante? Che questi androidi vogliono trovare il programmatore che li ha fatti. Perché? Cosa vogliono chiedere a questo programmatore? Così poi vi dico questo, poi potete vederlo, non vi ho tolto però il significato. Vogliono più vita. Loro sono uomini perfetti. Sono molto meglio degli uomini naturali. Possono fare cose che gli uomini non possono fare. Hanno visto cose che gli umani non possono avere visto, grazie alla loro capacità, perché non possono usare. Allora, capite, qual è la cosa bella? Che l'androide, se diventa una macchina intelligente, non fa diventare banale il pensiero, ma renderebbe complessa la macchina. Non so se riesco a darvi quest'idea. Cioè, se l'androide, se riuscissimo a creare un'intelligenza artificiale, creeremmo in me un altro essere che si pone il problema del significato della sua vita. Non creeremo, non banalizzeremo il pensiero. Invece, lo scientismo ci dice... Beh, che cosa succede? Se noi troviamo come funziona il cervello, banalizzeremmo, cioè risolveremmo, annacqueremmo, impediremmo il sopravvivere delle domande metafisiche, filosofiche, religiose. Mentre l'uomo è animale religioso, non nel senso che è fatto per aderire a una precisa religione confessionale, questo poi è un percorso diverso, c'è scelta, eccetera. Ma è religioso perché in latino religare vuol dire tenere insieme, cioè qual è il significato? Cos'è che tiene insieme? Studierete Montale, no? L'anello che non tiene, capito? Questa idea qui, cioè che cos'è che tiene insieme l'universo, il mondo e me stesso con questa vita strana, intelligente nel mondo? La vita, vorrei che questo fosse chiaro, la vita non è un enigma perché non si capisce, la vita è un enigma perché è impegnativo vivere, perché noi siamo gli unici che per esempio sanno di dover morire, però sapere della nostra morte è qualcosa che non può che scioccare la nostra vita, perché il nostro pensiero, la costruzione del nostro futuro non contempla la morte se non come interruzione violenta del nostro percorso. Ok? Chi vive bene, chi ama vivere, non vuole morire. Cioè la morte è qualcosa che scompagina il significato di una vita intelligente. Voi quando pensate, pensate al di là dello spazio e del tempo. Pensate contenuti straordinari, anche del passato, e li possedete, eh? Li possedete veramente. Poi, anzi, per certi aspetti, noi possediamo il significato della nostra storia meglio di quanto non lo facesse chi ha vissuto quell'epoca, perché vediamo cose che loro non possono vedere. Allora, c'è un rapporto non banale col mondo, che è il significato stesso dell'essere al mondo. Quando si dice la filosofia alla fine non ha risolto il problema con la religione, no? Perché in questo c'è una condivisione anche di questa domanda. La filosofia non ha risolto il problema del male, non ha risolto il problema dell'immortalità. No, non è che non l'ha risolto, le risposte ci sono, e sono anche fatte lette. Qual è il problema? È che non potrà esistere nessuno che potrà rendere banale questa domanda e potrà liberarvi dalla fatica di pensarci, di prendere una decisione. Questo è così vero che se tutti voi avete fatto filosofia, no? Il terzo l'avete fatto tutti. Quindi il mito della caverna lo conoscete, quello di Platone. Forse, non so se ve lo ricordate, ma c'è un punto nel mito della caverna di Platone dove lo schiavo, suo malgrado, si trova libero dai lacci laccioli che lo tenevano e gli facevano guardare il grande fratello del tempo, no? Non serve immagini. Lui si libera e vede la luce. Sapete cosa fa? Vuole tornare indietro. Dice, no, che schifo, non vedo niente, mi abbaglio, preferisco le immagini false, le immagini che vedo sul fondo della caverna. Perché? Perché non possiamo liberarci dalla fatica di vivere così. Non possiamo trovarci a capire come vanno le cose. Possiamo solo impegnarci a capire. Ecco perché lo schiavo potrà andare verso la luce solo se a un certo punto ne è consapevole e ci vuole andare lui. Quindi non potremo mai trovare le risposte ai grandi problemi della nostra vita se non lo vogliamo trovare, se non vogliamo impegnarci nel pensiero. Allora, a questo proposito, mi è piaciuto una citazione che ho trovato di recente. Voglio leggervi una citazione di Hannah Arendt. Voi sapete chi è Hannah Arendt? È una delle più importanti filosofe donne del Novecento. Hannah Arendt ha scritto, è un'ebrea,
e ha scritto una serie di libri molto importanti, tra cui alcuni anche di tipo politico, La banalità del male, Origine del totalitarismo, forse ne avete sentito parlare. Hannah Arendt scrive poi a un certo punto della sua vita questo libro, che in realtà non è un vero libro, è una raccolta di incontri, di conferenze, però con un ordine, cioè non è una cosa buttata lì, sarà collettanea, fatta un po' su misura. Sapete cosa dice Hannah Arendt? Sentite questo. Dice, come mai mi è venuto in mente di scrivere questo libro? No? In concreto, il mio interesse per le attività spirituali ha origine in due esperienze abbastanza diverse. Lo stimolo immediato mi venne assistendo al processo Eichmann a Gerusalemme. Eichmann era un gerarca nazista che era stato preso e processato a Gerusalemme. No, dove c'era questo tribunale contro, cioè a Gerusalemme si giudicavano questi crimini di guerra. Crimini contro gli ebrei, ovviamente. Nel resoconto che ne ho lasciato parlavo della banalità del male. Tale espressione non implicava allora nessuna tesi o dottrina, anche se mi rendevo conto confusamente che essa andava in direzione opposta a quanto asserito dalla nostra tradizione di pensiero intorno al fenomeno del male. Il male, come ci è stato insegnato, è qualcosa di demoniaco, la sua incarnazione è Satana, no? L'angelo decaduto, il cui peccato è l'orgoglio, la superbia. Gli uomini malvagi, ci è stato detto, agiscono per invidia, cioè, quindi con una potenza forte. Invece cosa dice lui? Guardate, questa io la trovo un'espressione straordinaria. Dice, non di meno, ciò che avevo sotto gli occhi a Gerusalemme era qualcosa di totalmente diverso, eppure era innegabilmente un fatto. Restai colpita dall'evidente superficialità del colpevole, superficialità che rendeva impossibile ricondurre l'incontestabile malvagità dei suoi atti, è stato uno degli artefici principali dello sterminio nazista, no? Dice, a qualche cosa, a un livello più profondo di cause o di motivazioni. No, Eichmann non era tanto peggio di tanti di noi, anzi molti di noi, magari senza avere fatto le cose di Eichmann, sono più buzzurri, fanno cose, fanno le fandezze per strada, no? Quando guida, cioè, non c'è una malvagità, un desiderio di... Non c'era niente di tutto ciò. Sentite cosa dice Hannah. Nessun segno in lui di ferme convinzioni ideologiche, fosse stato almeno un comunista, c'era un senso, no? o di specifiche motivazioni malvagie, ma l'unica caratteristica degna di nota che si potesse individuare nel suo comportamento passato, come in quello ottenuto durante il processo, era qualcosa di interamente negativo, non stupidità, ma mancanza di pensiero. Cioè, se noi manchiamo di pensiero, generiamo un mostro mostruoso, cioè più, perché almeno uno che ha invidia, uno che ha una lussuria, un desiderio, cioè almeno fa le cose per qualcosa. Magari brutta, ma l'attività manifesta comunque un bene, non so se mi spiego. Ma l'assenza di pensiero è la morte dell'umano. E non è soltanto una morte teorica, quindi i filosofi, poverini, non saranno mai importanti nella società, ma diventa la morte dell'uomo. Cioè un uomo senza pensiero, che non si pone più il problema da dove viene, dove va, che cos'è, poi dà vita a cose come quelle che la stessa Hannah Arendt poi testimonia. Voglio terminare l'incontro con tre punti. Non vi do una risposta, però vi dico, la filosofia, la risposta da dove veniamo ne ha date. Io ve ne ho segnate 3+1, una ve l'ho già detta, quella secondo me è la risposta sbagliata, lo scientismo. Immaginare domani che scopriremo come funziona il cervello e quindi scopriremo come siamo. Scopriremo, il darwinismo scoprirà la scimmia antropoide più vicina all'uomo, allora scopriremo come siamo. Temo che la fatica del pensare ci rimarrà. Ci sono però tre opzioni possibili, tre strade che la filosofia ha indicato. La prima, perché vorrei dirvi, non procede in ordine cronologico, ma in un certo ordine miologico, logico, come so, mio, e che è questo. Un primo tentativo può essere ricondotto a Hegel, famoso filosofo tedesco, che qualcuno di voi, ecco già, non era poi così male, adesso noi ne abbiamo fatto una specie di delirio, però. Cosa dice Hegel? Hegel dice in fondo una cosa molto semplice. La risposta da dove veniamo, che senso ha la nostra vita, ha una risposta certa, rigorosa e razionale. Noi siamo in un tutto, che lui chiama spirito, l'assoluto, dove tutto ciò che succede doveva succedere. Tutto è razionale. Tutto. Guardate che questa è una risposta. Perché uno dice che si tratti di Napoleone,
o che si tratti di una donna morta anonima di parto in un villaggio francese sperduto del 600, tutti contribuiscono col pezzettino della loro vita, con i pochi istanti o i tanti giorni in cui sono stati al mondo, all'avanzamento dello spirito, all'avanzamento della storia. E la storia è un progresso verso il meglio, inarrestabile, in cui persino il male non può fermarla. Ma il male stesso, per un discorso dialettico, come saprete, con l'aufebug, cioè col superamento della condizione precedente, troverà una sublimazione e troverà un modo per contribuire anche egli al bene. È una risposta. Questa risposta, a mio avviso, ha un vantaggio, che egli stesso di cui egli era consapevole, cioè sapeva che glielo criticavano, e cioè che questa risposta, proprio perché non segna nessun distacco tra questo assoluto, questo intero, e noi, con la nostra vicenda umana, sostanzialmente appiattisce tutto sull'assoluto. Per cui il male stesso, alla fine, è un bene. Cioè, alla fine, anche Auschwitz aveva un senso. Anche la cattiveria e la malvagità sono giuste. Adesso sto semplificando, Hegel aveva tutta una serie di argomenti molto raffinati per dimostrare che non era così. Però mi pare che la storia gli abbia dato torto, cioè che alla fine chi si è ispirato al modello hegeliano abbia spesso intrapreso la strada della legittimazione del passato, della non giustificazione se non di ciò che è così come. La seconda strada ve la riassumo non con parole mie, ma con parole di un filosofo che si chiama Remo Bodei, che è uno, credo, dei più importanti filosofi italiani viventi, che scrive molto serio, i suoi libri sono difficili magari, ma molto documentati, dice questa cosa. Io inizio un libro su un fenomeno che lui chiama la colonizzazione delle coscienze, e dice: noi siamo in un mondo diverso da prima. Qual era il mondo di prima? Lo descrive così bene che credo che le sue parole bastino per dire la seconda opportunità, la seconda via. Ogni essere umano, dice, il senso comune aveva come stabilito una serie di verità, di certezze. Ogni essere umano è dotato di un'anima, intesa filosoficamente come sostanza, sostratto, letto di scorrimento permanente delle nostre esperienze, e religiosamente, questo razionalmente, religiosamente come entità individuale, immateriale, semplice, indivisibile e quindi incorruttibile. Accettate simili premesse, le risposte diventano quasi troppo. Lo schema funziona, dice lui. Siamo identici, ma anche diversi. Perché? Perché l'anima sorregge unitariamente ogni differenza, sopporta il peso dei mutamenti, ordina e sintetizza la molteplicità dei vissuti. I poteri terreni ci condizionano, ma alla fine non riusciranno a scalfire la nostra essenza in peritura, che non appartiene a questo mondo, destinato invece a finire. E poi dice, questo vado a memoria, abbiate pazienza, poi dice, e poi per esempio c'è l'idea di Dio. Perché Dio è importante? Perché, dice, non tanto a livello così, quasi gli argomenti che a volte sembrano un po' dei giochi retorici, ma dice, la presenza di Dio significa che l'uomo vive, cito a memoria ma abbastanza bene, cioè mi ricordo abbastanza bene, l'uomo vive, ma vive una storia in cui gli uomini scrivono le cifre, ma aspetta a Dio tirare le somme. Allora non c'è il problema di Hegel, perché? Perché il male non è necessario, il male accade, e sicuramente per noi è un enigma, una risposta da trovare del perché c'è il male, se c'è Dio, se c'è un bene che alla fine ricapitola tutto. Però in questa concezione Dio tira le somme, i conti non si possono fare noi, si fanno alla fine, e allora si capirà. Ecco perché c'è anche una tensione verso il futuro. E anche per esempio il fatto che i poteri terreni sono importanti, ma non sono Dio. Di Dio c'è solo Dio, quindi non si può assolutizzare la politica, la storia, la cultura, eccetera. L'ultima via è quella, se volete, nietzscheana. Cioè, tutte quelle cose che vi abbiamo detto sono balle, anzi sono segno di una mentalità meschina che non sa vivere la vita, anche nel suo turbinio di passioni, di forze. Però, quello che io dico sempre è che quando spiego Nietzsche bisogna prenderlo pacchetto completo, perché noi siamo dei nietzscheani un po' ipocriti, cioè ci va bene prendere di Nietzsche
gli elementi sulla libertà, sul fatto che non c'è un Dio che mi controlla, non c'è una morale che mi impone delle regole. Poi però non prendiamo l'altro pezzo di Nietzsche, che dice che se questa è una concezione dura, difficile, dove siamo liberi, ma siamo liberi perché non c'è un significato. Cioè, siamo liberi perché non abbiamo un punto di riferimento. Siamo liberi di essere quello che ci pare perché non possiamo essere nulla se non quello che decidiamo di essere. Quindi che significato la vita non ce l'ha. Ascoltate per esempio in questo senso le canzoni di Vasco Rossi. C'è una parabola interessantissima. Vasco Rossi è molto nietzscheano, dove lui all'inizio della carriera smargiassa, voglio la vita spericolata, eccetera. Poi però, se ascoltate bene certe canzoni, soprattutto degli LP dal 2000 al 2006, poi adesso stare imbecillente, quindi è un po' di... Però quelle LP è interessante, perché si vede anche tutta l'angoscia esistenziale di questa vita spericolata. Cioè, se non c'è un senso, non c'è. Noi ce lo possiamo dare, ma non c'è. Quindi tenere presente questo aspetto. E voglio terminare con un'ultima citazione di un altro filosofo italiano vivente, che è Galimberti, e termino. Sentite questa citazione, io la trovo molto bella, e poi ho terminato. Dopo l'avvertimento di Nietzsche, vi scongiuro, fratelli, restate fedeli alla terra, non credete a coloro che vi parlano di speranze sovraterrene, questa possibilità non è più data. Cioè, per Galimberti, l'idea delle speranze sovraterrene non c'è, cioè, non si fa. Però, eppure, la terra non ha dismesso il suo aspetto di prigionia e di esilio. Da che cosa ci esilia la terra? Come ci rende irriconoscibili? A noi stessi prima che agli altri. Perché la morte di Dio, contrariamente alla promessa di Nietzsche, non ci ha riconciliato con la terra? Cos'è che rende propriamente la sua inospitalità come ciò di cui l'anima sente il male? La terra, nostra dimora, questa è la risposta, ci trasfigura. Abbandonandosi completamente, perdendosi, nella terra, come Glauco nell'acqua, l'uomo rischia la propria differenza. Finisce con l'assomigliare a qualsiasi altro essere, più a se stesso. Perdita dell'io per dimenticanza di sé. Forse qui è il segreto di tante metafore teologiche, un segreto che viene allo scoperto con la morte di Dio e subito ricoperto da altrettanto metafore, forse meno potenti. Perché meno simboliche. La religione custodiva sontuosamente, la psicologia vi allude timidamente, immettendosi in quel sentiero di conoscenza che per Platone era sete, sete d'amore, filosofia. Tempo si fa breve, non sto parlando della fine del mondo, dico adesso. Io cerco nell'arco di 15, 18 minuti, 30 secondi circa di dirvi l'essenziale, affrontando il tema spesso di questa mattina, perché io non ho la certezza che voi abbiate capito che stiamo discutendo di una cosa che in sé è anche conflittuale sul piano delle posizioni. Siccome non ho questa certezza, preferisco esprimervela io, in modo tale che se non avete guadagnato questa certezza prima, la guadagnate adesso. Ovvero, questa mattina voi siete tutti qui, avete ascoltato il fisico, avete ascoltato il filosofo, e adesso purtroppo dovete ascoltare anche me, che dovrei rappresentare la Bibbia, posizione religiosa ebraico-cristiana. E il rischio è che voi andate via avendo sentito tre lezioni, lezioncine perché mezz'oretta, grosso modo l'una, e che invece non abbiate capito che dentro di voi, voi vi giocate a compartimenti stagni queste posizioni, tante volte senza metterle in relazione, o non vi preoccupate di metterle anche in scontro tra di loro, in base agli ambienti che frequentate. Se qualcuno di voi va in chiesa, sente predicare sacerdote, brano della Genesi sulla creazione, racconta di Adamo ed Eva, eccetera, e lì in chiesa gli va bene. Non è che alza la mano dicendo: ma cosa sta dicendo? Perché il fisico a scuola mi ha insegnato che c'è il Big Bang. Gli va bene. Viene a scuola, lezione di scienza, gli si insegna esattamente la teoria di
ipotetica dell'origine dell'universo, Megal stavano dicendo cosa sta dicendo, perché il prete invece mi ha detto che la creazione è avvenuta in modo diverso, perché lì va bene così, ok? Poi a lezione di filosofia, la ricerca del senso, del significato, va tutto bene, però uno non è che alza la mano dicendo ma cosa me ne frega del senso e del significato, perché tanto la mia vita funziona in modo diverso. Cioè, la mia preoccupazione è che laddove tu ti trovi, tutto sommato ti va bene. Invece io vorrei che fosse chiaro per tutti che non va bene, perché o è una cosa o l'altra, o no? Rispondete, un bel sì. Oh, ok, vado avanti. No, no, qui c'è un no. Spero che non sia tutti sì, voglio dire. No, chiaramente è una battuta, ecco, siamo nel genere letterario, se no non ce la caviamo. E però capite la provocazione, cioè è che noi troppo spesso, frequentando ambienti e contesti, dimentichiamo quello che paradossalmente invece abbiamo sostenuto che è esattamente l'opposto, che è un problema di oggi, non è un problema di ieri, perché oggi è una società molto complessa, noi teniamo assieme le contraddizioni dentro di noi e non ci fanno problema, non siamo neanche invitati a dire ma non è forse una contraddizione? Allora io adesso dal mio punto di vista vi dico come è contraddittorio un certo modo di leggere la Bibbia rispetto alle cose che abbiamo ascoltato. Quindi non dico che è contraddittorio il loro discorso, ma dico che è contraddittorio un certo modo nostro di leggere la Bibbia, che a me non convince, e quindi a me fa problema. Quindi vi dico la mia difficoltà di leggere in un certo modo la Bibbia, e poi vi fornisco sempre in 10 minuti un'altra possibilità di leggerla che mi sembra che risolve la contraddizione. Questo che voglio dire. Allora, risolvendo la contraddizione, dico, ascolto il professor Piccini, mi trovo a casa, e mi trovo molto vicino a lui, diciamo, per cui non mi fa problema. Non è che io dico, siccome io ho letto la Bibbia mi dice che Dio creò il cielo e la terra da principio, pertanto non mi va questa impostazione, perché è un'impostazione, se volete, della fisica, poi dell'evoluzionismo, biologistica, metteteci dentro tutto, da Darwin e compagnia briscola. E allora certo che il problema si pone, e il poligenismo, sapete cos'è il poligenismo? Non è una partita di calcio, cioè il poligenismo è la teoria che sostiene che da più punti in pratica nasce l'uomo, specie umana, in vari luoghi. Certo che il brano della Genesi uno dice ma Adamo ed Eva non erano mica solo due, e allora la tradizione cristiana esclude il poligenismo esattamente per il fatto che racconto mi pone quello, e poi c'è tutto il problema del peccato originale, ma ne parleremo tra un attimo. Allora la mia finalità in questi pochissimi minuti, perché il tempo è breve, è quello di farvi vedere la contraddizione in atto, nel medesimo tempo offrirvi anche una via d'uscita. Proviamo a partire, ci siete? Pronti? Ok. Allora adesso vi spiego la contraddizione. La contraddizione è la seguente, ed è abbastanza evidente. Se io prendo il testo della Bibbia, la apro, ce l'avete presente tutti a memoria immagino, quindi in principio Dio creò il cielo e la terra era in forma deserta, arriva il primo giorno, si è la luce, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, nel settimo giorno si riposa, e abbiamo questo cosiddetto primo racconto di creazione, che almeno l'avrete sentito qualche volta nella vita, tutto ben ordinato, parte dalla luce, arriva alla creazione dell'uomo, per cui l'uomo è al vertice, appunto tale che è creato a sua immagine e somiglianza, e uno comincia a dire, ma in 6 giorni mi sembra che è fatto più in fretta, perché qui il Big Bang parla di milioni, miliardi di anni e tutto, in 6 giorni, caspita, abbiamo già una cronologia di differenze. Allora già in antichità si dice non sono 6 giorni, sono 6 ere. Pensate che ancora oggi diversi gruppi, soprattutto integralisti ebrei, e non solo, ma anche gli stessi testimoni di Geova per intenderci, dicono che ogni giorno corrisponde un'era, e magari di 1000 anni, in modo tale che almeno in 6000 anni hai permesso a Dio di respirare un attimo, perché se no, sapete, in 6 giorni era dura fare tutto. E allora devi arrampicarti sui vetri, perché è chiaro che è una numerazione della temporalità che ti pone dei problemi, senza poi dire che le cose davvero si sono sviluppate a partire dalla luce e arrivare fino all'uomo, ma è poi vero che è stato questo lo sviluppo dell'ordine di creazione. Ma poi la cosa si aggrava di più, perché giri pagina, arrivi al capitolo secondo, versetto 4b, inizia un altro racconto dove c'è l'Eden, e dove non è che più l'ordine della luce all'uomo, ma lì abbiamo
corsi d'acqua, abbiamo della vegetazione, poi in definitiva di animali, ma prima c'è l'uomo, poi deve dare i nomi agli animali, e pensate che la donna non c'è ancora, per cui la donna nasce da una parte dell'uomo, la famosa costola. E allora uno dice, spieghi un attimo, ma in totale vale il primo o vale il secondo racconto? Di chi mi devo fidare qui? Perché è chiaro che non riesco più a capire niente. C'è solo, prendo la Bibbia, uno così in modo un po' ingenuo dice, in totale come sono andate le cose? E da qui poi si agganciano tante volte anche nella tradizione cristiana alcune affermazioni secche, decise, dove addirittura si è portata avanti la tesi, ma notate che di per sé c'è ancora come valida, che sono dei racconti storici, cioè concediamo che il serpente non parla, va bene, è un genere letterario, ma che il serpente rappresenti il demonio e che la donna e l'uomo c'erano davvero e per cui lei Eva e che prende prima di tutto il frutto dell'albero lo passa poi ad Adamo, che questa sia l'origine del peccato, il peccato originale e pertanto un evento storico che si deve propagare lungo il tempo della storia e siamo ancora noi oggi a ricevere tutto questo, tutto ciò la Chiesa l'ha sostenuto nel tempo, non sto dicendo che non l'abbia sostenuto, però allora usciamo dal genere. Chi di voi oggi, perché io ero piccolo un tempo, capite? Adesso mi sono sviluppato, anch'io nell'evoluzionismo sono arrivato a 49 anni. Allora, un tempo, quando ero giovincello, voglio dire, era chiaro, abbastanza chiaro che poteva tenere questo racconto, ma oggi chi di voi, di fronte alla domanda, crede che Adamo ed Eva sono stati due personaggi storici, esattamente i primi due, che hanno aperto tutta la stirpe, la stirpe umana che ci raggiunge fino ad oggi e che loro sono stati la causa effettivamente del male, del peccato che si è propagato lungo la storia. Chi di voi se la sente oggi di accettare questa come teoria genetica? C'è qualcuno? Allora, non è che io mi devo appoggiare su di voi, il problema è che non lo trovo da nessuna parte qualcuno che ci crede ancora. Allora, se non ci crede più nessuno, voglio dire, o siamo tutti senza fede o tutti stupidi, oppure ci sarà anche un problema interpretativo da risolvere, o no? Perché non posso immaginare che più nessuno abbia una, o quasi più nessuno abbia una disponibilità mentale ad accettare questa come la teoria vera, autentica. E uno dice, ma sai, nella fede dici questo, poi se mi sposto di là posso dire che cosa? Dico tutta un'altra cosa, però giustamente Pierino dice, ma se hai appena detto questo e stai parlando di quello, ti sposti qui, continui a parlare di quello e dici altro, io queste due cose non riesco a tenerle assieme, ma non ce la faccio a tenerle assieme, perché se sono Adamo ed Eva da una parte, di là non sai bene come sei andato, l'origine della specie, eccetera, eccetera, poi hai il problema del male di cui la coscienza etica non è la più valida idea di come possa essere stata creata, come si è sviluppata, e allora ti trovi di fronte proprio a teoremi completamente diversi, dove da una parte tu continui a crescere la tua affidabilità per la scienza, perché oggi la scienza ha il massimo livello di credibilità presso tutti, non solo presso i giovani, dall'altra parte la religione era legata all'opinione personale. Quindi se tu vuoi crederci, è libero di crederci, però se io ti devo dire una parola invece affidabile, ecco, non è certamente la parola del religioso, la parola della religione. Capite? Allora, qui io non posso non vedere che mi trovo di fronte a un ostacolo insormontabile. Poi, siccome sono prete, posso anche andare avanti e fare il mestiere da prete dicendo no, ma noi dobbiamo certamente dire tutto questo. Io acquisisco invece la provocazione del dato di fatto che è veramente difficile dire che A è uguale a B in questo caso, o uguale anche a C, perché vedo che sono proprio prospettive sulla stessa cosa che si contraddicono l'una con l'altra. Potrei andare avanti ancora un'ora a dirvi perché le cose non funzionano. Adesso invece io voglio offrirvi una via d'uscita da questo problema. La via d'uscita è questa. Che questi testi di creazione, che noi li abbiamo sempre interpretati come testi che riguardano le cose di origine, capite? Che vi dicono come sono andate all'inizio le cose, non sono dei testi di creazione. Quindi non mi dicono come sono andati all'origine le cose. E allora non c'è miglior cosa di capire Roma per Toma per non capire quello che si sta dicendo. So che sto andando giù pesante, quindi date un taglio anche alle cose che vi dico, però io sostengo la tesi che i testi di creazione non sono i testi di creazione come di solito noi li intendiamo. Testi di creazione intendo che mi raccontano l'origine, ci siamo? Quindi non vogliono posizionarsi a raccontarmi come sono andate le cose in origine, mentre
i testi di creazione, che sono i testi dell'inizio, che appaiono come testi dell'inizio, sono paradossalmente testi della fine. Riguardano non che cosa è accaduto all'inizio, ma è un modo per raccontare cosa spero che avverrà alla fine. Capite il concetto? Adesso ve lo spiego meglio. Ognuno di noi vive nel suo presente, ognuno di noi porta dentro delle speranze. Più tu ti trovi in una situazione di difficoltà, cioè che sei magnolato, che sei messo alle strette, che sei perseguitato, ecco, più sei capace di produrre sogni di speranza, cioè sei capace di guardare avanti e di sperare che si risolva la situazione nella quale tu ti trovi adesso. Ok, questa è una struttura degli uomini da sempre. Tenetela buona. Allora, la mia tesi di fondo è questa, che i testi che l'autore biblico, la redazione biblica, colloca all'inizio della Bibbia sono i testi migliori di una speranza che i redattori avevano guardando avanti. Ma il modo migliore per spiegartela è quella di posizionartela all'inizio, perché chi leggerà il testo parta con il piede giusto, sapendo dove dobbiamo arrivare. Mi seguite? Allora, l'importante è che capiate il teorema. Se avete capito il teorema, adesso ve lo dimostro con il testo, però se non è chiaro il teorema, alzate pure la mano. È chiaro per tutti? Adesso, ditemi no. Allora, se è chiaro il teorema, a cosa funziona così? Io mi trovo di fronte a due testi che vengono chiamati di creazione. Primo capitolo, e là, che è quello dei sei giorni, l'altro che è il giardino dell'Eden. Sono molto diversi. Allora io avanzo l'ipotesi che il primo capitolo corrisponde per eccellenza alla, come dire, tensione ultima di quello che io spero che accada. Poi vi dirò che cosa spero che accada. L'inizio del secondo racconto va tutto bene, perché siamo nel giardino dell'Eden, siamo nella comunione con Dio. A un certo punto si insinua il serpentello. Capitolo terzo. Da quando si insinua il serpentello, lì c'è la debacle, c'è la crisi, c'è il peccato, c'è il tradimento nei confronti dell'alleanza con Dio. Da quel punto del racconto, da metà del racconto, vedete che inizia la crisi. Allora, ho in pratica una visione, diremmo, straordinaria, dove si dice che tutto era buono nel primo capitolo, continua a essere tutto buono all'inizio del secondo racconto di creazione nell'Eden, a un certo punto non è tutto buono, anzi, si è inserito esattamente il male. E allora, questa trafila, provate a pensare alla fine. Io sono in una situazione dove spero di arrivare a ciò che davvero è buono, che tutto è buono, ma purtroppo devo spiegare come mai mi trovo in questa situazione dove tutto non è buono. Chiaro questo secondo passaggio? Ok. Allora, io devo dirvi in che situazione siamo. 587-586 avanti Cristo, sui fiumi di Babilonia, dopo che è avvenuta la distruzione della città di Gerusalemme, il popolo viene deportato da Nabucodonosor, è in esilio, e il popolo si domanda: come è stato possibile, noi che abbiamo il Dio degli dèi, il Dio più potente di tutti, che siamo stati sconfitti, che hanno distrutto la nostra città santa, e ci troviamo in una situazione di disperazione? Seguitemi, allora voi, noi non riusciamo a capire la disperazione di un popolo, perché tutto sommato siamo degli italiani, siamo distanti dalla guerra ormai di tanti anni, ma chi vive l'esperienza della guerra, della distruzione, capite che vive una situazione che è proprio di calo di speranza antropologica pesantissima, e che innalza come popolo la speranza esattamente di poterne venire fuori. Il piccolo esempio, ma notate, è decisamente milioni di volte di più, è un po', è facile fare come esempio, se qualcuno di voi, ragazzo o ragazza, è stato piantato o piantata ingiustamente, o quantomeno al di fuori delle proprie prospettive, cioè c'è un crollo esistenziale di zuccheri e di glicemie e di fantasie e di tutto, incredibile, cioè ti casca il mondo addosso. Ecco, questa situazione che voi in piccolo potete controllarla sul piano affettivo, cercate di ingrandirla milioni di volte sulla coscienza di un popolo che non c'è di mezzo la ragazza del cuore o il ragazzo, c'è di mezzo il proprio Dio, cioè quello che dava la speranza assoluta al popolo.
Capite? Allora viene meno questa cosa, ma Dio allora ci ha abbandonati, Dio è meno forte degli altri dei, come ne veniamo fuori? Spiegazione, siamo stati noi, quei bastardi, che l'abbiamo tradito, perché non siamo stati fedeli a lui. Allora la spiegazione è facile da darsi, perché lui ci ha chiesto la fedeltà e noi abbiamo tradito proprio la sua fedeltà. Ecco allora che noi giustamente dobbiamo, da puniti, assumere questo peso della storia, questo essere schiacciati. Però lui è Dio che non ci tradisce, è il Dio dei padri, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che non può abbandonarci. È vero che abbiamo sbagliato, dobbiamo chiedere perdono, ma sappiamo che lui ci riporterà nella terra dove scorre il latte miele, ci riporterà a Gerusalemme, ci permetterà di ricostruire Gerusalemme, e lì allora veramente tutto sarà buono, tutto sarà grande e tutto ritornerà ordinato, perché in questa situazione caotica nella quale ci stiamo trovando, cioè dove tutto è disordinato, dove tutto parla di morte e di calo di speranza, abbiamo bisogno di colui che ci ridà in mano la speranza. E allora, cosa fa il redattore che deve redigere tutti questi testi che hanno dietro una storia molto lunga? E la redazione va dal libro della Genesi al secondo libro di Re. Non credete a quelli che vi dicono che la redazione si conclude col libro di Deuteronomio. È vero che voi di solito avete persone che vi dicono che si chiude col Deuteronomio? Tutti i giorni, mangio. Ecco, allora, fidatevi di quelli che vi dicono che il racconto è dalla Genesi al secondo libro dei Re. Sono 9 libri in ebraico. È vero che li leggete sempre in ebraico? Ecco, allora, fate leggere con attenzione. Dalla Genesi fino al secondo libro dei Re avete questo racconto, che è un racconto unico, si conclude con la caduta di Gerusalemme, il popolo in esilio, il popolo che invoca la speranza, come ritorneremo indietro. La cosa migliore, sapete qual è? Sentite, qualcuno di voi ha già scritto una bella tesina, non so, un libro, un qualche cosa di significativo? No? Uno, almeno uno c'è. Di solito, quando uno la fa bene il lavoro, scrive il testo, redige i vari capitoli, lascia sempre l'introduzione come l'ultima cosa che deve scrivere. Paradossalmente uno dice introduzione, la devi scrivere come introduzione. Il lettore l'introduzione la legge come prima cosa, ma lo scrittore l'introduzione la scrive come ultima. Notate, di solito dopo la conclusione addirittura, che è l'ultima cosa. È vero o no? La sapevate sta cosa? Se non la sapete, imparate, perché quando dovrete diventare grandi scrittori tenete presente questo aspetto. L'introduzione si scrive come ultima cosa. Bene, se vale questo criterio per noi, è sempre valso anche nella storia, quando l'opera è ampia, la redazione è ultima e definitiva, la cosa più intelligente che poteva fare il redattore biblico era: dopo che abbiamo messo giù tutte queste tradizioni, le abbiamo articolate in racconto, adesso ci devo picchiare lì un'introduzione che sia la più bella in assoluto, quella che dà la chiave di lettura di tutta l'opera. Qual è la migliore introduzione che io ti metto giù? Ti metto giù un'introduzione che funziona tantissimo per i nostri lettori, a cui consegniamo questo lungo testo che è la nostra storia. Allora, se i lettori sono il popolo che è caduto, che ha bisogno di speranza, e che magari è già anche ritornato a Gerusalemme, il modo migliore per partire è questo. Ricordati che in principio Dio ti ha voluto inserito in un giardino di letizia, ti ha voluto inserito in uno sguardo di armonia, ti ha voluto inserito in un contesto di amore. E allora guarda Dio cosa ha fatto all'inizio, poteva benissimo fregarsene di te, ha cominciato a far nascere la luce dalle tenebre, tu hai fatto esperienza delle tenebre, e Dio dice con la prima parola sia la luce, e la luce fu. E poi inizia a dividere le acque, queste acque che per te sono una simbolica della morte, perché distruggono tutto con l'inondazione a Babilonia e compagnia briscola. Guarda che lui le ha separate perché ti difende, perché lui ama la vita. E avanti così, fino a dire che tutto era buono, e arriva al sesto giorno con la creazione dell'uomo, tutto è veramente buono. Allora capite che il lettore dice: caspita, che adrenalina che mi mette addosso questo racconto. E allora tu parti bene e poi vai avanti e dice: passa il secondo racconto, guarda che giardino di delizie, perché si parla dell'Eden, e poi si insinua il serpentello. Ma guardate, questo non è il racconto di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Mettetevi a Gerusalemme invece che vedere l'Eden. Siamo nell'Eden, che è Gerusalemme, dove passeggiano con Dio, che Dio è a Gerusalemme, loro fanno comunione con Lui,
il serpentello è l'immagine della idolatria, esattamente la causa per la quale loro andranno in esilio, capite? E allora mi dà la cifra fondamentale per leggere tutta la storia. Quindi dentro nell'Eden tu ti scontri con la realtà, ti scontri con il male, con il peccato per eccellenza che è l'idolatria, che ti allontana dal tuo Dio, grazie al quale sarai mandato in esilio. Dove vengono mandati Adamo ed Eva quando vengono cacciati dal cosiddetto paradiso terrestre? Vengono mandati ad Oriente. Allora, se Gerusalemme e la Terra Santa è a occidente dell'Oriente, capite? L'essere mandati ad Oriente vuol dire essere esiliati. Caino sarà esiliato, in effetti. Lo vedete che per il lettore tu dici, ti sto cominciando a dire, guarda che va letta così tutta quanta la storia. E allora, se voi la leggete in questo senso, comprendete che i cosiddetti racconti di creazione non sono racconti di creazione, ma sono lo strumentario perché tu possa riprendere speranza verso il futuro con tutti gli ingredienti sperimentati nella storia, perché Dio è questo che abbiamo scoperto. Te lo dico con il mio linguaggio: è colui che da principio, quando creava il cielo e la terra, che era tutto caotico, lui ebbe questo sguardo di luce e di amore su di noi. Concludo, spero di avervi spiegato un po', ecco, la teoria, così non vedo nessuna contraddizione, capite, con tutte le altre teorie. Anzi, ti spiego come si costruiva un testo in antichità, ti dico che è molto simile a come si costruiscono oggi, e ti dico che Dio lo trovo dentro esperienza religiosa, perché è questa esperienza che mi proietta un Dio che mi fa guardare avanti, proprio perché te lo metto all'inizio, ti do gli input giusti. Allora, ve lo sintetizzo con un'espressione molto facile che voi ricorderete tutta la vita: ciò che è protologicamente primo è escatologicamente ultimo. O no? O no? Allora, ve la ripeto più lentamente: ciò che è protologicamente primo, cioè ciò che è protologico, che è collocato all'inizio, è escatologicamente ultimo. Lo dico poi in greco, poi in italiano. Quindi ciò che è primo di fatto è ultimo. Tradotto significa: ciò che io metto all'inizio è ciò che desidero per me al futuro, ciò che desidero che accada, che è la tesi che io sostengo per leggere questi testi. Diversamente io non ne riesco a venire fuori. Grazie. Qualche domanda, ricordando per famoso 586 Cristo, che troverete più avanti nella poesia di Quasimodo o il Vergine nel Nabucco. C'è qualche domanda? No, abbiamo parlato di qualche domanda? No? Ci lasciamo così senza rancore. 5 minuti. Abbiamo ancora 5 minuti per le domande. Grazie a tutti e buona giornata.